Le interviste del frate Fernando, oggi nuovamente ci troviamo con Gigi Miseferi, con il quale ci dovevamo sentire già dal 1º aprile. Purtroppo in questo periodo sei stato tartassato sicuramente da varie interviste, perché il 1º aprile ricorreva un anno che ci ha lasciato Giacomo, il tuo compagno di battaglie di 30 anni circa di esperienze. E, diciamo televisive, teatrali, mi confermi, no? Assolutamente, un fratello direi, io sarei proprio un fratello, oltre 30 anni di amicizia, oltre 30 anni di splendide cavalcate sui palcoscenici, negli studi televisivi, sui set cinematografici, insomma ne abbiamo fatte tante, per cui la mia vita, come dico sempre, è declinata dal plurale perché 30 anni e oltre di questa solida amicizia, perché ci frequentavamo anche al di là, dietro le quinte, quindi insomma è un'amicizia veramente provvissuta, un intreccio di famiglie, di affetti, di propri cari, quindi stiamo parlando di una persona che per me comunque è sempre presente. E quindi un grande ricordo del grande Giacomo. Non voglio andare oltre perché so che sei molto attaccato a lui, quindi non voglio farti commuovere. No, Andiamo, vedi, ringrazio. andiamo su un altro fronte, sul fronte, diciamo, professionale. L'altro anno tu hai avuto tanto lavoro, visto spesso, diciamo, in tante situazioni lavorative. Anche con la banda larga, accennaci un attimo alla banda larga, il tuo gruppo musicale. Intanto voglio tranquillizzare tutti che non mi sono tolto la parrucca, sono raccolti i capelli perché essendo chiusi i parrucchieri, giustamente il volume era così eccessivo che avrebbe praticamente inondato lo schermo. Detto questo, sì, è qualcosa che nasce casualmente, forse neanche tanto casualmente, nel 2012. Ho cominciato veramente comunque per scherzo a mettere insieme dei fantastici musicisti. Prima ho cominciato con un pianista, poi ho allargato al batterista, sassofonista, contrabbassista, e ho creato questa band larga che ho chiamato così per ovvi motivi di circonferenza miei, ovviamente, e un po' per scimmiottare quella che è ormai la nostra quotidianità intrisa di tanta tecnologia. Detto questo, sì, ovviamente ho cominciato con il genere swing perché è un genere al quale sono veramente molto molto attaccato, affezionato, sin da ragazzino. Impazzivo a vedere dei personaggi come Fred Buscaglione, Renato Carosone, con questo loro swing meraviglioso, questi ritmi pazzeschi e soprattutto questa eleganza che avevano nel proporsi, sempre vestiti eleganti, quindi ci si propone alla gente con tanto rispetto, sì, perché all'epoca si entrava nelle case, in TV, si entrava sempre eleganti, perché se vedi le vecchie canzonissime, i vecchi programmi televisivi, perché c'è rispetto. Quando si va a casa delle persone si arriva in modo elegante, non è solo per pavoneggiarsi, è proprio un rispetto per il pubblico. E quindi mi piacciono quelle atmosfere molto eleganti dello swing, mi piacciono i ritmi, i contenuti delle canzoni, soprattutto il modo di interpretare. Infatti li considero dei cantattori, no? Quindi insomma, un mondo meraviglioso. Poi abbiamo allargato il repertorio musicale, grazie anche al supporto dei miei straordinari musicisti. Siamo anche in modalità, come dire, facciamo anche ballare la gente, quindi abbiamo un repertorio vastissimo. Ci muoviamo tra teatri, feste in piazza, che Dio le benedica, e insomma, e tante altre Purtroppo, contesti come convention e roba varia. purtroppo in questo periodo non ti puoi sbizzarrire perché stiamo a casa chiusi per questa pandemia e quindi vabbè, andiamo oltre. Ti ho visto pure sotto Ah, no, Natale. però scusa, se permetti, volevo dire una cosa, sì, ne approfittiamo però per far diventare giorni sabbatici e anche creativi per ampliare il repertorio, per scrivere cose nuove, anche di cabaret, eccetera. Se mi concedete una parentesi di 30 secondi, volevo dire una cosa che insomma, in questi giorni che ritraggono, appunto, riprendono dei miei colleghi che fanno un appello, ma io vorrei iniziare a fondo questo appello, cioè nasce dal fatto che in alcune regioni, in Lucania, specialmente dei vescovi, hanno mandato una lettera invitando i sacerdoti a non fare le feste di piazza, le cosiddette feste patronali, di concentrarsi solo sulle feste religiose. Mi dispiace di aver letto Ti ho perso un pochino, ti ho perso. Mi senti? Ti sto perdendo un eccetera. attimo, ti sto perdendo. Ecco, mi senti ora? No, Sì, adesso sì. ci sono. Ma Sto in attento. audio Dicevo, di. nei giorni scorsi ho letto che alcuni
vescovo. Mi senti ora? Ti sento a tratti in audio. Ok. Ah, io vi sento perfettamente. Vai, continua. Ci sono? Sì, vai. No, dicevo, avevo letto di questa polemica perché alcuni vescovi avevano invitato i sacerdoti a non fare le feste di piazza, le feste civili, di concentrarsi su quelle religiose. Detto così mi dispiace, perché volevo dire che nell'immaginario collettivo gli artisti sono tutti ricchissimi, cioè, ma non è così, c'è tanta gente che lavora veramente onestamente, lo fa dietro le quinte, sui palchi eccetera, quindi dire così state a casa, quando invece io credo che stare insieme, creare quel meraviglioso collante che è l'aggregazione per far ridere e sorridere la gente, perché ricordiamo che nella seconda guerra mondiale, nonostante i bombardamenti e tutto, le compagnie di giro funzionavano, quindi insomma facendo, voglio dire, i dovuti conti con le finanze di tutti, io credo che dire così accantoniamo gli artisti mi sembra, insomma, un pochettino irriverente, considerato che spesso e volentieri veniamo coinvolti per creare le serate cosiddette beneficenze e raccogliere fondi per destinare a chi ne ha bisogno. Quindi solamente questo, spero ci possiamo rivedere presto sulle piazze, ricalibrando un po' tutto, ma per tenere alto il morale della truppa. Ok, prima ti stavo dicendo, ero partito perché ti ho visto tra le tante cose che hai fatto nell'anno scorso, diciamo, e agli inizi di quest'anno, ho visto che a fine anno facevi anche un personaggio di un presepe vivente, mi sembra, vero? Dalle parti de... Come no, sì, l'ho fatto a Panettieri, provincia di Cosenza, in questo borgo straordinario trasformato in un presepe, qualcosa di pazzesco, devo dire... Una bellissima esperienza, per 2 anni ho interpretato Erode, calato in questa atmosfera pazzesca grazie ai costumi di Pino Bruzzese e alle scene di Tiziano Fario, e devo dire un paese in cui tutti quanti gli abitanti, sono circa 300, partecipano in veste di comparse, ed è veramente un'esperienza straordinaria quella lì vissuta, anche perché fai l'attore, perché recito un monologo circa 2 minuti e mezzo, e quindi che catalizza l'attenzione e ipnotizza letteralmente i passanti. E quindi insomma una bellissima esperienza che spero di poter ripetere nel prossimo anno. Allora, per quest'anno, sperando che diciamo si rinormalizzi il tutto, che altro stai preparando? Sto preparando appunto la tournée estiva, fatta di serate, appunto sia di cabaret che con la band, e poi c'era in itinere, però non le stavo affrontando anche un argomento per quanto riguarda una tournée teatrale, però non si è potuto neanche parlare perché visto quello che è accaduto lì, un po' più particolare, un po' più complicato gestirla e calendarizzarla. La cosa bella, volevo invitare coloro che fossero a casa magari a passare il tempo, andare su Rai Play, ok, e digitare Ci alzeremo all'alba, un bellissimo film è stato trasmesso alla Rai, in cui sempre sono passato da Re Erode, ho interpretato Padre Pio in questo bellissimo film molto bello di Jean-Marie Benjamin, che è un sacerdote e un regista francese molto bravo. È un film che sta veramente vincendo parecchi premi in tutti i festival del mondo, fino a quando sono potuti fare fino al mese scorso, ed è un film molto bello che parla della storia di due ragazzini che indagano su Padre Pio. A un certo punto c'è questo Padre Pio, il sottoscritto, ho avuto l'onore di interpretare questo personaggio straordinario proprio nella panchina di Pietro Elcina, laddove sono apparse le prime stigmate. Quindi coloro che si trovassero a casa in questo momento e volessero vedere un bel film possono vedere su Replay questo Noi ci alzeremo all'alba. Ciao. Ok, allora grazie di questa nuova intervista, che purtroppo questa volta abbiamo dovuto farla così, con i mezzi che ho io a disposizione, ma spero di vederci al più presto. Spero di vederci al più presto possibile di persona e farne un'altra dal vivo, come ne abbiamo fatta una l'altro anno. Ti ringrazio per la cortesia. Ci sono delle canzoni che non si possono cantare, tipo 24.000 baci in questo momento, eccetera, lo faremo poi quando si potrà. Ok, ciao, buona serata e in bocca al lupo per tutto. Ciao a tutti. Ciao, grazie, ciao. Grazie, vive il lupo, ciao a tutti, ciao, buona visita a tutti, ciao.